Amiche amici di Volume Right, ultimo giorno di Salone del Libro di Torino, abbiamo ospite un'amica del Disability Film Festival, oltre che scrittrice, traduttrice, moderatrice, giornalista di musica, anche curatrice, Claudia Durastanti. Siamo riusciti a beccarla dopo tanto tempo, grazie. Grazie Claudia. Hai presentato il tuo ultimo libro Miss Italia, edito dalla Nave di Teseo, l'ultimo qualche giorno fa, un paio di giorni fa. Ecco, sono il tema del salone quest'anno è vite immaginarie. Come hai portato le vite immaginarie di Miss Italia e come le hai fatte incontrare poi con gli aspetti reali e con la terra, visto che la terra insomma ha un ruolo importante nei tuoi libri? Sì, tra l'altro il titolo dell'edizione è legato a una raccolta di saggi molto bella di Natalia Ginzburg e leggevo un suo intervento che diceva che lei distingueva l'intellettuale che si occupava del pensiero dalla romanziera che si occupa dell'immaginazione. Io credo di aver costruito i personaggi femminili di Miss Italia con una forte carica immaginativa, fantastica, attraverso i generi che vanno dal western allo spionaggio alla fantascienza. Però sono comunque ragazze molto autoriflessive in qualche modo, molto cariche di pensieri, di interpretazioni del mondo, quindi diciamo che è una vita immaginaria pesante per certi aspetti, ma nel senso che è veramente tanto affollata, non a caso è un romanzo soprattutto nella prima parte è corale, quindi in qualche modo è una sorta di scontro, di grandissima collisione tra più vite immaginarie. Ecco, noi per deformazione professionale ci occupiamo di disabilità, il tuo romanzo La Straniera è il nostro romanzo un po' del cuore. E come è entrato dentro Miss Italia e se è entrato come ci è entrato? Sì, io non potevo in qualche modo dimenticare quello che ho imparato, una certa questione dell'ascolto, di vedere i personaggi. Quando mi sono ritrovata a scrivere queste ragazze in particolare ho cercato di tenere conto di tutti i loro aspetti, dei modi in cui stanno al mondo e c'è una scena in cui Amanda, che è una ragazza che lavora in fabbrica, perde una mano per via di un incidente e quindi ha un moncherino di ferro in un certo senso e uno può pensare che il fatto di aver perso un'abilità la condiziona e la descrive esclusivamente in base a questo, in un certo senso. Lei fa qualcosa di imprevisto, addirittura dice ma io voglio tornare a lavorare, voglio riprendermi il mio posto, il mio spazio, mentre tutti instaurano una retorica protettiva nei suoi confronti. Ecco, questo secondo me è una sorta di linea continua rispetto alla straniera per sovvertire gli stereotipi di quello che facciamo, della nostra differenza, in qualsiasi termini questa sia. Adesso una domanda alla nostra direttrice artistica Carmen, che ti stima moltissimo, mi ha pregato di farti questa domanda. Direttrice di Italia, tra l'altro, quindi. Molto bene, e i tre racconti, le tre storie che ci sono dentro Miss Italia hanno una numerazione diversa, una numerazione progressiva diversa e mi chiedeva, ti vuole chiedere se c'è un motivo dietro a questa scelta. È la storia del mio fallimento perché io volevo fare una battaglia navale in qualche modo in cui la congiunzione delle coordinate fosse legata a degli oggetti e dei simboli che stavano nelle parti. Poi mi sono resa conto di non saper contare bene, quindi mi mancavano delle parti, allora è una sorta di battaglia navale incompleta e l'ho trovato suggestivo. L'idea che è comunque un romanzo cifrato a codice, però lascia tanti spazi da riempire. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare che sei di fretta. Le parole, l'importanza delle parole. Vecchioni, in un incontro che ho seguito il primo giorno, diceva, citando Montale, diceva che le parole non hanno bisogno di musica perché sono esse stessa musica, anche da esperta di musica. Quale sei? Tu sei d'accordo? Cosa ne pensi di questa cosa? Sì, e poi riflette proprio il mio approccio in un certo senso che io mi occupo di musica ma sempre con una grandissima attenzione alla dimensione testuale, anche per una questione di accessibilità. Il mio rapporto con la musica è nato da una madre sorda che quindi non poteva apprezzare quello che viene considerato il riferimento primario. Credo che questo indica il mio approccio a varie discipline artistiche. Notare la tensione della parola verso qualcosa che parola non è e viceversa. Grazie mille, buon rientro. Grazie ragazzi.